Fanno, okay. Vedete i pannelli 10.000 passi, no? E 10.000 passi neanche non parte che sei arrivato. No, sono comunque 7 chilometri. Insomma, non parti. Io ho messo lo standard 10.000 passi sul mio telefono. All'ora di velocità e almeno appunto un'ora di attività non serve a niente, state sul divano che è uguale. No. Quindi noi cosa facciamo? Facciamo almeno 10 km, così hai una sosta anche a metà, puoi ammirare il paesaggio e stai quelle 3 ore così. Guardate questo pannello qua, incredibile, che abbiamo qua a Cividale del Friuli. Percorsi naturalistici, camminata urbana ed extraurbana. Urban trekking, quindi urban vuol dire trekking in città che si può fare, come facciamo anche noi, perché... possiamo andare nelle vie, però possiamo in tic e tac in 2 minuti con un anello facile. Noi siamo distanti 5 km da Cividale da qua, ci può fare la camminata nordica e praticamente il nordic walking, è la stessa cosa, con i bastoncini, con questi bastoncini, se volete venire presto lui lo fa. Abbiamo qua Luciano che lo fa, no? Nordic walking, che è il bastoncino, guardate, è in carbone. Aspetta che lo sgancio, vedete, anche lo sgancio, si può sganciare dall'impugnatura, no? E deve essere a 90 gradi, vedi che per me sono troppo alti perché lui è più alto di me, no? No. Poi ci sono i bastoncini da trekking, che adesso noi faremo un anello di 10 km di trekking. Di qua passa, guardate, Walk of Faith, il percorso della pace, lo vedete? Sì. È molto importante questo perché segue i luoghi della grande guerra, no? Che ce ne sono tanti. Qua sopra c'è un castello, sapevatelo? Da, non sto a dirmi, non l'hai mai fatto vedere? Perché le intucci, vai a pulire un po' bisogna pulirlo. Allora, qua sopra c'è un castello e si trova esattamente di fronte a quello di Purgessimo, perché tutti i castelli si vedevano fra di loro. Attenzione che questo non perdona. Concludo che con questi pannelli che lo trovate anche lì della stazione a Cividale o di là vicino all'ospedale, Bruna, dopo mi chiedi che non hai capito bene. No, parlavamo del trattore. Allora, guardate qua, ci sono. Noi oggi faremo l'anello verde, vedete che sale sulla dorsale qua sopra, che passa anche il cammino celeste. Dal castello Cividale va fino a Masarolis. Questo qua, faremo un tratto di questo, qua c'è il castello di Gusbergo che passeremo vicino, faremo questo anello e scendiamo giù dove ci sono gli uliveti nella zona del Belvedere Pradis, vedete? E si torna qua. Se uno vuole fare l'anello arancione, che questo l'abbiamo già fatto, da Cividale fino qua, e questo qua, dall'altra parte è quello che abbiamo fatto all'inizio, che è l'anello giallo, che va fino a Purgessimo. Quindi questi qua sono i percorsi che, se volete fare, qua siamo in via San Floriano, la chiesa di San Floriano lassù, bellissima, illuminata di notte. E dove sono i fari? Da dove? E lì bisogna ringraziare il parroco di Purgessimo di San Guarzo, che prima di morire oltre 90 anni ha fatto dei tantissimi lavori di valorizzazione di questa chiesa.